Siamo qui con Tiago Cionek, difensore della Regina. Tiago, al tuo arrivo hai promesso ai tifosi di difenderli. Avete chiuso il campionato all'11° posto. Che Regina ci aspetta in questa stagione? Proviamo a ripartire da dove abbiamo finito il campionato. Abbiamo ritrovato la nostra strada, quello che ci ha portato a fare tanti punti, dare fastidi a tutti gli avversari che trovavamo per le strade, e da lì proviamo a ripartire. Abbiamo cambiato allenatore, sono arrivati nuovi giocatori che sono inseriti benissimo, stiamo creando un bel gruppo, quindi ci sono i presupposti di fare un buon campionato. Come detto, avete cambiato allenatore, è arrivato mister Aglietti. Qual è stata la prima cosa che vi ha detto o vi ha chiesto nello spogliatoio? Sì, è quello di ripartire dove abbiamo finito il campionato. Nuovi metodi di lavoro, quelli su quali stiamo adattando più velocemente possibile. Una squadra che è molto disponibile, un mister che ha tanta esperienza in Serie B, quindi a vicenda ci stiamo aiutando e trovando quello che sarà il nostro percorso. Con la SPAL facevi parte di una difesa a 3, mentre qui alla Regina sei in un'impostazione a 4. Com'è cambiato il tuo modo di giocare? Sì, maggior parte delle partite con la SPAL abbiamo giocato a 3, però tante volte anche durante la partita c'era la necessità di cambiare modulo. Si passa da 3 a 4 adesso costantemente. Tutte le squadre magari imposta 3, poi difende a 4. Cioè, il calcio va in questa direzione e noi siamo pronti, cerchiamo di adattarsi a tutte quelle che sono le situazioni e quello che troveremo davanti, quindi non è un problema giocare a 3 o a 4. Senti, qui a Sarnano sono già arrivati dei tifosi, quali sono le sensazioni e la voglia di tornare in uno stadio magari pieno anche al 50%, ma con dei tifosi? Sì, ma quello vogliono tutti, specialmente noi, perché cambia veramente, avere i tifosi allo stadio cambia spettacolo, la partita è tutta un'altra cosa, quindi abbiamo sofferto quest'anno lì e adesso aspettiamo che liberano almeno una parte dello stadio, che i tifosi possano entrare. Però si sente a Reggio, anche quando non c'erano lo stadio, in città il calore dei tifosi. Sono venuti pure qua a Sarnano, quindi il calore si sente, però allo stadio speriamo di vederli già dalla prima partita. Per chiudere, cosa farebbe Tiago Cionek per la Serie A? Impegnerei ogni allenamento, ogni partita, perché piano piano si riesce a costruire un gruppo, creare i presupposti per arrivare a quell'obiettivo. Grazie mille. Grazie.